Buongiorno, sono Mauro Campobasso, anch'io ho aderito alla campagna di abbonamento solidale di Jazz It per il coronavirus. E sosteniamo la cultura, sosteniamo la tipografia italiana, tutto ciò che c'è intorno alla realizzazione di informazione e facciamolo anche in questo modo. Fatelo anche voi con il link che troverete sulla pagina di Jazz It e sostenete questa iniziativa di Luciano Vanni che è importante e merita di essere accolta in toto. Ciao a tutti. Salve, sono Fiorenza Grardi, ufficio stampa e formatrice in ambito culturale e quest'anno, così come gli scorsi anni, ho il piacere di rinnovare il mio abbonamento annuale a Jazz It, che non è soltanto una bellissima rivista, che ho sempre il piacere di sfogliare sia in cartaceo che in digitale, ma che è diventata una vera e propria comunità di artisti, operatori del settore e appassionati sia a livello italiano che internazionale, che condivide valori, contenuti, opportunità anche di natura professionale e quindi proprio in un momento in cui è così importante continuare a sostenere la cultura, la musica, l'arte e il settore dell'editoria, vi invito a sottoscrivere come me un abbonamento solidale di 29 euro per un anno per sostenere Jazz It e ne approfitto anche per ringraziare tutti coloro che da anni rendono bellissima questa rivista. Ciao, sono Francesco Giuffrè, un appassionato di jazz. Credo che questa sia l'unica volta in cui l'improvvisazione non paga. Ho sostenuto un abbonamento per un anno a Jazz It con l'iniziativa Abbonamento Solidale Jazz It per sostenere la nostra community. Fallo anche tu. Ciao. Anche io ho aderito alla campagna abbonamento solidale di Jazz It. Fatelo anche voi perché è bene che in giro ci sia tantissima musica, molta più musica di quanta ce n'è adesso, ma anche tante parole perché leggere di musica, scrivere di musica è importante quanto suonare la musica. Sono Alberto Bruno da Napoli, Live Toms, e volevo trasmettervi questa bellissima esperienza che ho vissuto andando a questa iniziativa del grande Luciano Vanni di fare questa bellissima festa. Noi siamo stati con le Scipoli e poi ultimamente a Pompei abbiamo avuto l'opportunità di avere questa bellissima manifestazione vicino casa e quindi abbiamo partecipato e la bellezza di questa manifestazione è stata dal fatto che dopo il primo giorno ormai eravamo diventati un'unica famiglia, c'era musica dappertutto, siamo diventati amici subito di tutti i musicisti, di tutti gli addetti ai lavori, molti li abbiamo incontrati visto che li conoscevamo. Molti nuovi abbiamo conosciuti, abbiamo stretto subito amicizie, quindi c'è stato questo clima conviviale e appunto memore di questa bellissima manifestazione, di questa bellissima iniziativa, vi invitiamo a partecipare anche voi a questi momenti di benessere, oserei dire. E noi abbiamo sottoscritto questo abbonamento solidale di Jazz It. E invitiamo anche voi, cari amici, a farlo per poterci rincontrare. Quando lo diremo a breve, penso con Luciano, ci consulteremo e decideremo. Però sicuramente ci sarà un domani in cui ci abbracceremo tutti quanti di nuovo. Mi raccomando, state a casa. Buonasera, buonasera a tutti. Un po' di allegria è difficile dirlo oggi in questo momento così particolare, ma noi con la musica senz'altro ci teniamo, non dico allegri, ma almeno ci fa compagnia. Questo mio video, sono Ornella Falco della Love Tones Napoli. Questo video è semplicemente per invitarvi a quello che abbiamo fatto già noi, memori delle esperienze passate. Con Jazz It Pompei, con Jazz It con le Scipoli. Quest'anno invece supportiamo qualcosa che resta nelle nostre librerie, nelle nostre case. Supportiamo le edizioni di Jazz It con un contributo di semplicemente 29 euro e che vi dà la possibilità, così come la dà a noi, di poter leggere e aggiornarvi con quattro edizioni annuali.
vi invitiamo a farlo, così pensate, invece di ascoltare un concerto, che in questo periodo non possiamo fare, forse la cosa è utile è supportare le edizioni culturali sul jazz, supportare i musicisti, in modo che la musica e la cultura continuino ad andare avanti. Grazie e restiamo a casa. Ciao a tutti amici, anche io ho aderito alla campagna abbonamenti solidale JazzIt. Sosteniamo chi scrive e chi con grande passione si occupa di promuovere la musica jazz in Italia. Fatelo anche voi, abbonatevi. Carissimi, è arrivato il momento di darci una mano. Il jazz italiano si sta muovendo e si muove anche per se stesso una volta tanto, per cui facciamo conoscere la nostra musica, quello che noi abbiamo, speriamo di riprendere subito a suonare e magari suonare di più nei festival italiani e quelli europei, ma diamoci una mano a vicenda e diamo una mano anche a chi ci dà sempre supporto con recensioni, con articoli e con tutte quelle belle cose che sono i giornali, per cui io farei una bella cosa, anzi la faccio. Faccio un abbonamento con JazzIt, fatelo anche voi e aiutiamoci tutti. Ciao! Ciao, sono Angelo Russo, anche io ho aderito alla campagna solidale di JazzIt. A sole 29 euro ho sottoscritto un abbonamento annuale, fatelo anche voi, ciao! Ciao a tutti, sono Maurizio Brunod, chitarrista, e ho aderito anche io alla campagna solidale per JazzIt, facendo l'abbonamento. Con 29 euro avrete per tutto l'anno questa rivista a casa. È un momento chiaramente di grande difficoltà per tutta la musica e anche per l'editoria italiana, per cui a tutti gli amanti della musica, della cultura e anche del jazz ovviamente si chiede un aiuto, una mano per poter proseguire poi a lavorare, a informarci, a aiutarci in questo settore. Grazie a tutti e mi raccomando, JazzIt. Ciao, sono Luciano Dinzi, anch'io sostengo la campagna abbonamento solidale per JazzIt. È importantissimo sostenere il jazz italiano in tutte le sue componenti in questo momento difficile. Ciao a tutti, sono Pino Iodice, pianista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra jazz e docente di composizione jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Anche io aderisco, come tanti illustri colleghi, alla campagna abbonamento solidale di JazzIt. Credo che sia un dovere, oltre che un piacere, sostenere chi ha sempre sostenuto e continua a farlo con grandi sforzi il jazz italiano. Quindi fatelo anche voi, acquistate a 29 euro questo abbonamento solidale e ricevete una rivista per tutto l'anno di alto profilo, veramente una rivista di grande qualità. Fatelo, grazie. Il jazz è l'arte del timing, ti insegna il quando. Questo è il momento di sottoscrivere l'abbonamento solidale di JazzIt. Io l'ho fatto, fallo anche tu. Mario Champagne.